Buongiorno a tutti, ciao Mario. Ciao Elisa. È vero che arriverà ancora più freddo, arriverà la neve in pianura? Allora, che arrivi più freddo non c'è dubbio, tra il 19 e il 21 arriverà un nucleo di aria partito dai bordi del circolo polare, non sarà aria artica, è una bugia, non è nemmeno aria polare, ma che farà abbassare le temperature. Già farà freddo in questi giorni fino al 19, quindi tra il 19 e il 21 le temperature si abbasseranno di 4-5 gradi. Quindi uno penserà alla neve in pianura? No, niente, mi dispiace deludere, niente neve in pianura. Dove sarà? Sulle Alpi? Allora, sì, ecco, tra fino al da oggi, ma anche fino al giorno 19, nevicate sulle Alpi a quote oltre 1000-1200 metri. Però poi tra il 19 e il 21 invece nevicate solo sulle regioni appenniniche centro-settentrionale fino a quote di 200-500 metri, ma non in pianura. Appennino centro-settentrionale, versante adriatico. Piogge? Piogge, sì, pioverà, quindi ombrello prêt-à-porter, portatelo sempre appresso, perché dapprima in questi giorni pioverà al centro-nord e poi le piogge si sposteranno al centro-sud. Tutto questo avverrà appunto entro il 20. Poi a partire dal 21-22 temperature in rapido rialzo di 4-5 gradi, smette di piovere fino al 28 di gennaio avremo tra di noi l'anticiclone dell'Azzorre, il quale porterà bel tempo, le nebbie e le gelate notturne. Perfetto, quindi dovrò aspettare fine sì. gennaio per sentirmi meglio. Sì, per sentirti meglio dovrei aspettare, quindi peggio per te che sei freddolosa. E vedi di essere un po' più caliente dal punto di vista fisico. Ciao amici, grazie. Non essere interpretato male. Assolutamente. Go? Dai.